Inizia ora il torneo Skies, la prima giornata del torneo Skies 2022-2023. Messa laterale, mezzo adesso la squadra con la pettorina gialla. Testa da Amarra. In ping pong. Vai, vedi un attimo, non si mai. Argentato prende il palo. Eh sì, ma il problema è che non abbiamo avuto modo di focalizzare perché è arrivato Momo. Avanza la squadra senza pettorina. Fraseggio. Mi sa ci vuole solo 3-4 minuti. E vanno bene, ci vuole. Allora. Se mi dici un attimo il falso. Allora, Mirra. Mirra che si fa centrale. Si fa centrale al cavolo. Ricciardi pantaloncino giallo. Ok. Oh, il nome là non ne conosco. Vabbè, ok. Mirra è questo qua centrale qua. Ma chi è il difensore? Il problema è che non conoscendo i giocatori è difficile. Non li abbiamo focalizzati. Lavorate con calma. Pensura avanza. Vale, oh! Mirra. La palla esce. Quindi rimessa per i gialli. Cambio rimessa. Quindi adesso battono gli avversari. Mirra, gol. Primo gol. Primo gol dell'incontro. Dani trasegna. Discussioni con l'arbitro, ma il gol è regolare. Cambio. Oh, ogni 4 cambio. Entra Frattini. Quindi i giocatori in pettorina battono. E si passa dal portiere. Esce centrale per argentato. Argentato tiene palla. È libero, prova il destro, traversa. Quindi parte l'azione degli avversari. Prova un sombrero, la palla riesce. È fuori. La palla esce però, quindi sarà rimessa per la squadra in pettorina. Sulla fascia, argentato, rientra sul destro. La palla è fallo adesso, l'arbitro fischia il fallo. Al limite. Ando!
si posiziona la barriera, è argentato sul punto di battuta, aspetta il via dell'arbitro. Adesso arriva il fischio, è di poco fuori e quindi adesso si riparte. Eddie deve battere questa rimessa dal fondo, lo fa centrale ma l'arbitro dice di ripetere. Adesso sulla fascia avanza, cattivo dribbling buono ma ritorna indietro. Ancora Frattini, tiene palla. L'arbitro non fischia il fallo, quindi si continua. Adesso è laterale e quindi la palla è comunque in rimessa d'attacco. Chiama palla del pallone centrale recuperato dalla testa, quindi adesso si riparte, palla dall'altra parte ma contrasto, quindi adesso dall'altra parte è fuori. Rimessa in zona d'attacco, destro, alto, molto alto, quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per la squadra con la Pettorino. Battuta veloce, testa, argentato tiene palla, prova un dribbling, ci riesce, destro, non va, bloccato, quindi Mario prova, palla persa in attacco ma è ancora rimessa, palla dietro, argentato prova il dribbling, testa, si gira, palla sul limite e parata, bella parata di Eddie che riesce a non subire un gol e quindi il gol del pareggio. Adesso un bel dribbling a centrocampo con la squadra che avanza, punta ancora, la mette sulla destra, palla un po' troppo lunga che non riesce ad essere tenuta in campo e quindi si ripartirà con una rimessa per laterale per la squadra con la Vettorina. Testa, adesso palla a testa, ancora palla al portiere e si ricomincia l'azione, palla di nuovo a testa e non ancora di nuovo al portiere, quindi una fase di stallo della partita. Lancio lungo, argentato controlla, va sul sinistro, finta, ma è fermato dal difensore che adesso prova a ripartire, ma argentato recupera palla e poi è rimessa. Rimessa che viene battuta da argentato velocemente. Argentato prova un dribbling che però non riesce e allora va poi a contrastare e quindi sarà una rimessa per la squadra avversaria in fase difensiva. Battuta velocemente verso il portiere, lancio lungo per cercare un attaccante che però viene fermato dall'uscita del portiere avversario. Adesso centrocampo, tiro dalla distanza lunghissima e niente da fare per argentato, stoppa, tiene giù un pallone difficile, argentato sulla destra, ancora argentato, sinistro palo e poi ancora però la squadra è in attacco, ancora una bella parata di Eddie che riesce a fermare e quindi non permette che la squadra con la Pettorina pareggi. Cambio intanto nell'altra squadra e adesso avanza proprio il nuovo entrato, ma viene subito fermato da testa che però perde poi il pallone ed è rimessa battuta sul laterale. Adesso palla qui sulla sinistra, prova lo scambio in velocità, riesce, il portiere esce, dribbling e
c'è un bel salvataggio sulla linea di porta che ferma il 2-0. Adesso Argentato prova un dribbling e però viene fermato ultimamente in difesa. Mario! Argentato ancora, dribbling e 1-1 adesso. Argentato segna l'1-1. Quindi adesso bisogna aspettare che l'arbitro dia il via. Sta prendendo il nominativo di via segnato. Quindi si ricomincerà tra poco. Aspettiamo il fischio dell'arbitro, arriva adesso e quindi si ricomincia sull'1-1. Palla dall'altra parte. Avanza intanto destro, conclusione però rimpallata e quindi rimessa. Rimessa in attacco e si prova ad attaccare ma c'è un'incomprensione, quindi pallone perso in attacco, rimessa per la squadra con la pettorina. Avanza intanto, c'è, tiene ancora il pallone, palla indietro al portiere che deve lanciare lungo verso direttamente dall'altra porta e Eddie prende anche questa e però concede il corner. Adesso verrà battuto, viene battuto verso dietro, quindi si ritorna in impostazione destro dalla nostra stanza. L'arbitro adesso si accinge a far battere, viene messo in mezzo ma Eddie blocca tutto e si riparte. Pallone provato filtrante ma non passa per un buon intervento del difensore avversario. Si mette in attacco, si prova a far correre velocemente e no, però l'arbitro dice di ribattere questa rimessa perché era stato battuto troppo avanti. Allora adesso si riparte con la squadra in pettorina che prova ad attaccare e testa dall'altra parte, mantiene il pallone, si gira, si fa girare sulla sinistra, destro di poco al lato, conclusione un po' troppo pretenziosa. E allora si riparte con Eddie che imposta il pallone, comunque resta tra i piedi dei difensori, c'è una fase di pressing da parte degli avversari che però non riescono a conquistare il pallone. Adesso quindi il giocatore in possesso cerca degli spazi per andare e la squadra però in pettorina cerca e riconquista bene il pallone. Allora adesso Argentato destro ed è 2-1 qui per la squadra in pettorina con un bel gol di Argentato, un'azione solidaria in ripartenza dopo una bella dopo aver riconquistato bene il pallone. Adesso c'è di nuovo un cambio per la squadra, è appena subito la rete e si riparte con l'arbitro che dà il via e il palleggio della squadra che adesso è sotto. C'è un movimento, si cerca passaggio per il compagno smarcato e deve addirittura arrivare il portiere con una palla adesso a centrocampo, giocata con un dribbling riuscito ma non c'è spazio per andare in avanti, quindi bisogna tornare per forza indietro e si riparte dall'altra parte con la palla che viene manovrata, un'apertura verso destra, palla tenuta in campo e un intervento che per l'arbitro è portato regolare, la palla resta lì, deve intervenire il portiere per evitare che si corrano ulteriori pericoli, quindi il calcio d'angolo è battuto velocemente, palla che passa ma la squadra con la vettorina riesce a riconquistare. Allora adesso Argentato ancora, Argentato porta palla di nuovo, l'ha allargata tutta dall'altra parte, buone, ottime parate di Eddie che
si sta difendendo bene e adesso è un calcio d'angolo per la squadra con la vettorina. E adesso palla d'argentato che prova un destro e rimpallato, quindi si ripartirà con una rimessa laterale per la squadra con la vettorina. Palla scodellata in mezzo, facilmente controllata la difesa, però Eddy fa subito ripartire l'azione. È buona, però attenzione con un fallo secondo l'arbitro, quindi si ripartirà con un fallo dal limite per la squadra che è momentaneamente in svantaggio. Adesso va a sincerarsi delle condizioni. Sposto! Adesso c'è bisogno del cambio. Chiede il cambio, infatti deve uscire con una botta alla spalla presa. Adesso l'arbitro sta cercando di capire. L'arbitro adesso conta la distanza per posizionare la barriera. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro per la battuta di questo calcio di punizione. Portiere ha posizionato la barriera, si parte del sinistro che però esce alla destra della porta difesa dal portiere della squadra in pettorino. Sveglia. Si riparte subito lungo con un lancio verso Argentato che però non può controllare questo pallone per l'ottima uscita di Eddy. Allora si riparte con la squadra attualmente in svantaggio che con del dribbling palla sulla destra. C'è un altro tentativo di dribbling però viene fermato ultimamente e quindi adesso si ripartirà con una rimessa laterale. Palla centrale, sinistro che però viene rimpallato ottimamente alla difesa, tiro pericoloso. Argentato adesso però dall'altra parte direttamente, prova un dribbling in velocità ma non riesce, quindi subito dall'altra parte con Frattino che attacca ma viene fermato ottimamente. Allora palla adesso Argentato e prova un altro dribbling sul portiere ma finisce il campo e quindi Eddy si salva. Adesso si ripartirà con una rimessa dal fondo che dovrà battere Eddy. Battuta velocemente e adesso è Frattino a condurre il pallone al centro del campo. Aspetta un movimento dei compagni che però tarda ad arrivare e quindi adesso può scaricare. Scarica solo adesso ma il compagno sbaglia di nuovo l'appoggio per lui, quindi può ripartire testa. E quindi rimessa in attacco Argentato, dialoga con il compagno, ancora Argentato, un altro dribbling e parata di Eddy che non si fa sorpassare. Argentato va a battere questo calcio d'angolo, mette in mezzo direttamente, provava la conclusione, niente da fare. Eddy adesso quindi batte veloce sulla sua sinistra e prova a scendere la squadra che è attualmente in svantaggio. Dialogo a centrocampo, Frattino adesso tocca palla, pallone ancora imbucato che però non sortisce alcun effetto per una buona chiusura. Pallone tenuto in campo, subito rimesso in avanti per Argentato che prova un dribbling, disorienta e invece no, Frattino riesce a tenere, quindi sarà battuta in rimessa laterale in attacco con Argentato che si incaponisce e prova, è chiamato il fallo in attacco secondo l'arbitro, quindi sono un po' di proteste però l'arbitro ha deciso così. Argentato conquista un buon calcio di punizione che probabilmente andrà a battere proprio lui. Si attende di capire cosa succederà adesso. L'arbitro spiega le sue motivazioni.
è argentato, adesso aspetta il fischio dell'arbitro per poter battere. Arriva adesso destro direttamente sulla barriera e quindi sarà calcio d'angolo per la squadra con la vettorina. Attendiamo che vino a battere. Pallone lanciato dietro verso Sveglia, che ora guarda in avanti, lancia lungo, e però dove non c'è nessuno, palla direttamente sul fondo e di può ripartire. Il pallone viene gestito a centrocampo, buona l'azione in solitaria, ma adesso pallone scaricato ancora centralmente sulla sinistra, adesso si passa con un pallone ancora dentro e adesso si un destro che però è molto alto, quindi non impensierisce Sveglia. Adesso è battuta la rimessa dal fondo con la squadra in pettorina che prova ad avanzare. Buona la palla per Marra, dialoga con Argentato, Marra di nuovo ed Eddie esce, sventa il pericolo che sembrava essere in agguato, quindi la squadra attualmente in svantaggio riparte. Palla centrale, ancora porta palla, prova ad aprirsi lo spazio del tiro ma viene fermato e quindi adesso la squadra con la vetrina può ripartire. Buono il pallone veloce per il... Adesso apertura per Marra che fa una bella conclusione, ma Eddie si fa trovare pronto e para. Quindi Argentato andrà a battere il corner che si è procurato la sua squadra. Battuto adesso, lunga verso testa che lotta e conquista la rimessa laterale dall'altra parte. Adesso bisogna attendere che l'arbitro dia il via. Ok, si ricomincia, palla direttamente al portiere che prova ad impostare come è già successo diverse volte in questa partita e quindi di nuovo il lancio che viene tenuto in campo ottimamente, un'azione velocissima con Marra che stava per segnare, prende l'incrocio e quindi poi si riparte velocemente dall'altra parte con sempre Marra a tentare l'opposizione centralmente, si finisce l'azione con nulla di fatto, l'arbitro però concede il calcio d'angolo per la squadra che adesso sta attaccando. Pallone posizionato adesso sulla lunetta del calcio d'angolo, si prova un pallone nel centro che però non sortisce alcun effetto e quindi la squadra con la pettorina può ricominciare. Argentato adesso tiene palla, porta in avanti, nessuno lo chiude, se ne va dall'altra parte, destro in diagonale che batte Eddie, quindi 3-1 per la squadra con la pettorina. Un po' di scintille tra i giocatori che hanno appena subito la rete. Bisogna ricominciare perché l'arbitro non ha ancora fischiato l'inizio del match. Ancora fischia l'ammonizione, però per il momento è solo un richiamo verbale. Si ricomincia adesso con l'arbitro che dà il via. Frattino va ad impostare l'azione, prova a disorientare l'avversario, Argentato in questo caso, va centrale e la conduzione del pallone, doppio passo che però non porta alcun effetto, quindi finisce il primo tempo. E attendiamo solo il fischio d'inizio dell'arbitro per il secondo tempo con squadre invertite, adesso è Argentato che deve battere, l'arbitro sta spiegando le ultime cose ai giocatori in campo per le sostituzioni e si ripartirà tra poco con Argentato. L'arbitro chiede
e si ricomincia. Quindi testa con il pallone, chiede di allargarsi e ritorna dal portiere che sbaglia. Lancio lunghissimo a cercare Argentato, ma ottima la chiusura di Frattino, ma l'arbitro chiama un fallo e per un fallo di Argentato ai danni di Eddy che resta a terra, ma subito si incerassi delle condizioni Argentato. Se vediamo l'arbitro come farà a prendere il gioco. Argentato è andato subito a scusarsi con il portiere avversario. Quindi fallo di seconda, dice l'arbitro. Vediamo adesso, subito battuto da Eddy, con Frattino che conduce il pallone in avanti, vede sulla destra Maglia, lo serve adesso centrale, pallone ancora condotto in avanti, e buona l'azione che porta al tiro di Maglia, ma niente da fare per il giocatore della squadra che attacca da destra a sinistra. Adesso Sveglia che riparte, e pallone a guadagno che poi passa per testa lungo linea per Argentato, che tiene il pallone, prova a entrare l'avversario, ci riesce a darla centrale, ma c'è una contesa. Pallone adesso è di Argentato che prova a metterla dall'altra parte per Marra, ma Frattino, la difesa legge bene, quindi Frattino può ricominciare. Frattino porta il pallone in avanti, supera la metà campo, un altro avversario, prova a darla centrale, niente da fare, un rimpallo che diventa pericoloso per Sveglia, ma riesce a tenere il possesso e quindi si ricomincia con un guadagno che conduce il pallone in avanti, vede dietro Argentato che tiene il pallone, se ne va su due avversari, ancora sul destro, incrocia e una palla che passa poi sotto le gambe di Frattino che interviene, ma solo per spedirla in rete, quindi nuovo gol di Argentato che sta decidendo il match in questo momento. Si ricomincia con la palla battuta da Maglia, si passa adesso tra i piedi di Frattino che conduce il pallone avanti, sinistro, fatto da lunga distanza che però non sortisce alcun effetto, quindi Sveglia deve ricominciare con una rimessa lunghissima a cercare sempre il solito Argentato, ma Frattino legge bene, prova adesso anche ad andare in progressione offensiva, ma niente da fare, quindi si ricomincia per la squadra con la Pettorina che passa per il di testa, si ritorna da Sveglia in porta pressato ed è costretto ad andare in flotta, quindi a passare a guadagno, ma la palla è difficile e quindi rimessa in attacco per la squadra avversaria. Adesso è Frattino che conduce il pallone, si accentra, pallone sul sinistro, Maglia cerca il destro e non riesce, e adesso è Argentato a rimpostare l'azione d'attacco avversaria, ma è fermato bene da Frattino, i due forse migliori da una squadra e dall'altra. Fallo adesso di Frattino danni Argentato che subito ricomincia, quindi palla ancora tra i piedi di Argentato che prova a diventare l'avversario, no look di Marra, guadagno, apre con un bel lancio verso Argentato, però perde il possesso del pallone, ma niente da fare per la sua avversaria perché viene riconquistata. Adesso Sveglia, palla non lunga come già provato altre volte, ma su testa che poi ragiona e la dà in guadagno che prova a scodellare per Argentato, ma niente da fare, quindi palla facile per Eddy e quindi è Frattino a ricominciare, palla centrale, conduzione del pallone centralmente, Maglia prova a farsi vedere sulla destra del compagno, sovrapposizione anche di Frattino, ma il pallone è ancora
adesso passa tra i difetti in sinistro ad allargare palla centrale, che però passa tutto il campo senza dare particolarmente problemi, deviata, e quindi sarà calcio e rimessa laterale per la squadra che sta attualmente attaccando. Palla di Maglia che provava a andare dall'altra parte, ma niente da fare, quindi si ricomincia con Testa che conduce il pallone. Ancora prova a superare tre quarti, la propria tre quarti, palla centrale fermata. Guadagno si trova tu per tu con il portiere, ma non riesce a dare forza. Allora Testa, Argentato, Guadagno, rete, ennesima rete con Argentato, che questa volta invece di essere un rifinitore va a fare l'assist. Allora adesso sta segnando la generalità. Porta il pallone. Stesso. Palla è centrale, poi Mirra tiene, vede lungo Frattino che si allarga, prova a darla centrale, ma niente da fare per Maglia, che poteva provare ad intervenire. Adesso è Guadagno a battere questa rimessa che è dall'altra parte, ma direttamente fuori, quindi sarà Eddie a riportare in gioco il pallone. Fatto adesso per Frattino, che cammina con la palla. Adesso è Maglia. Maglia si scontra con Mirra. Adesso è Mirra a trovare la conduzione del pallone centralmente. Vede qualche sovrapposizione dei propri compagni, ma niente da fare, c'è un'incomprensione. Si riparte da Sveglia, che non sceglie di andare lungo su Argentato, ma vicino da Testa, che aspetta il pressing avversario. Adesso è Sveglia di nuovo con il pallone tra i piedi, va adesso lungo per Argentato, che non riesce a stoppare, quindi palla tra le mani di Eddie, quindi è Mirra a ripartire e a condurre. Palla scaricata sulla destra verso Frattino, ma viene fermato da un ottimo intervento in fase difensiva di Guadagni, che concede solo la rimessa laterale. Quindi adesso Frattino cerca il compagno, lo trova adesso Mirra. Mirra da sinistro per Frattino, la palla è niente da fare, non riesce a trovare la porta, quindi calcio d'angolo battuto velocemente di Frattino che dà a Maglia, ma niente da fare, quindi lancio lungo di Sveglia subito a cercare Argentato, una soluzione offensiva che ha portato i frutti sperati nel corso del match. Adesso però Argentato non riesce a sfondare, quindi Frattino trova la condizione, vede solo ancora a tenere il pallone, però Sveglia interviene provvidenzialmente con un pallone che viene rallentato in rimessa laterale, e quindi è Frattino che deve battere questo calcio d'angolo centralmente verso Mirra, che tiene il pallone, ancora Mirra, ma prova ad impostare, niente da fare, quindi si riparte con Marra dall'altra parte. Argentato che cerca di saltare il tunnel, con un tunnel l'avversario, ma niente da fare, quindi si riparte con Eddie che dà a Maglia il pallone, non lo fa sulla corsa del compagno, prova ad accentrarsi, si accentra Frattino, di nuovo a Maglia, cercano lo spazio per arrivare alla conclusione, ma vengono fermati al raddoppio di Marra. Pallone poi scaraventato da Sveglia in avanti, ma bloccato da Guadagno. Quindi ora si ripartirà con una rimessa laterale per la squadra che attualmente è in svantaggio. Partita velocemente da Maglia, che prova per Frattino, conduzione col sinistro, sinistro ancora, benissimo parata di Sveglia che salva la propria porta, e il risultato resta ancora invariato. Quindi è Frattino ad andare a battere questo calcio d'angolo con il sinistro centralmente verso Mirra, ma niente da fare. Quindi si riparte adesso con Maglia,
che cerca il compagno libero a cui poter passare il pallone. Adesso lo trova in frattino, ancora maglia dalla lunga distanza, niente da fare. Niente da fare, si riparte con Sveglia che dà il pallone sulla sinistra a Marra, Guadagno, lancia direttamente lunghissimo verso Argentato, ma niente da fare, un pallone. L'arbitro fischia con un cambio, adesso esce Ricciardi con il pantaloncino giallo ed entra Danitra. Adesso è Maglia a condurre questo pallone, porta fino al centrocampo e lo scarica verso Mirra, che tiene ancora il pallone, prova ad andare sul destro, allarga ottimamente per Maglia, pallone centrale dove però non c'è nessuno che ha accompagnato la destra. Cerca centrale Marra, Guadagno prova l'imbucata verso Marra, ma il pallone come avete sentito era letto, quindi niente da fare. Se Guadagno a dover battere questa rimessa con Argentato che si fa vedere, ma niente da fare, si ritorna dietro con un lancio lungo adesso verso Argentato, ma Eddy riesce a bloccare tranquillamente questo pallone. Guadagno rischia l'intervento in difesa e riesce a tentare l'azione d'attacco avversaria. Adesso Mirra, la palla dietro a Frattino che col sinistro finta e di tiro, prova a vedere il posizionamento dei compagni, adesso è raddoppiato, anzi no, riesce a darla centralmente per Maglia, intervento di Sveglia e di Guadagno, servono entrambi a non far passare il pallone, e reclamava anche un fallo, ma niente da fare, nessun fallo secondo l'arbitro e si riparte. Adesso è Testa a tenere il pallone sulla sinistra, prova a portarlo al limite del centrocampo, ma torna dietro da Guadagno, e adesso è Sveglia che tiene il pallone, va a lungo, questa volta non c'è nessuno, quindi Eddy può recuperare facilmente questo pallone e cederlo tra i piedi di Frattino, che tiene il pallone e lo scarica adesso a Mirra, che prova a lanciare lungo verso Danitra, ma Sveglia esce e lancia lunghissimo verso Argentato, che adesso prova un dribbling, un altro, si ferma secondo il proprio parere a fallo, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, quindi si parte di Frattino per perdere il pallone. Adesso di nuovo Argentato che lo tiene tra i piedi, se ne va con un dribbling, ancora la conduzione del pallone centralmente verso Testa che segna, mette dentro, e è di colpevole su questa rete. Va a rifinire Testa con un bel passaggio da una parte all'altra del campo verso l'Argentato, verso Testa, che conclude con il destro in sacca. Adesso si attende che l'arbitro dia il fischio d'inizio al match che arriva adesso, e quindi è Danitra che allarga tutto per Mirra. Tiene il pallone, scuola centrocampo, resta sul posto, cerca Frattino dall'altra parte, un po' di polemiche tra i due, Frattino prova il sinistro, però Sveglia para, riesce a tenere il possesso del pallone in attacco, e passa tra i piedi di Maglia, tiene il pallone, forse fallo, l'arbitro fischia adesso dopo che la squadra in controllo del pallone si era lamentata per questo fallo da parte di Argentato. Punizione da una mattonella limitante, forse non ideale per il sinistro di Frattino, vediamo chi si appresta a tirare questa punizione, invece sembra proprio lui essere il designato qui, con... però c'è anche Mirra sul punto di battuta, vediamo chi dei due andrà a eseguire questo calcio di punizione da una buona mattonella. Frattino si allontana, quindi parte Mirra col destro e prende direttamente Guadagno in barriera e
adesso si riparte con Maglia che dà a Frattino, tiene palla a centrocampo, va adesso centralmente verso Maglia, Frattino prova la linguata ma sveglia attentissimo e riesce a rilanciare per Marra è argentato, una rabona di argentato che riesce a darla a Marra che però non controlla e quindi niente da fare, si riparte con una rimessa dal fondo di Eddie battuta velocemente con un Frattino, manca poco probabilmente alla fine del match, con Frattino che in buca per Danitra che dà centralmente a Musa, palla che però non impensierisce minimamente Sveglia che, perché finisce a 8. Sveglia centralmente verso Mirra, un fallo da dietro di Frattino, però non ravvisato dall'altro, palla lunga di Sveglia verso testa, testa prova l'aggancio, non riesce, e adesso Eddie a condurre il pallone, poi Mirra, lo porta centralmente, prova un dribbling, salta il primo avversario, il secondo no, chiama il fallo e adesso c'è un po' di... un po' di polemica per questo fallo non assegnato e si ricomincia subito con Danitra e da Maglia argentato batte subito e la rimessa la squadra totalmente in vantaggio, un Frattino che vede il movimento di Mirra, da Mirra che provava il tacco, Danitra adesso va a chiudere una buona azione per il bravissimo. Guadagno in posta, prova bravo in avanti ma ritorna invece tra i piedi di Sveglia e testa qui in posta centralmente prova ad inventare a Mirra vicino circa il pressione con la palla che segna, entra in porta dopo il tocco vincente di Maglia, Frattino riesce a dare questa palla, non era proprio intenzionalmente un passaggio, era più in tre porta che Sveglia devia e riesce tranquillamente, non riesce però tranquillamente a smanacciarla e la palla resta tra, in favore di Maglia che riesce a... quindi Frattino esce dal campo con la sostituzione, quindi entra Ricciardi, via Frattino, entra Ricciardi, forse Frattino è il migliore dei suoi, lascia il campo in questo momento e Sveglia ad impostare per la squadra avversaria, testa, conduce il pallone centralmente, ritorna da Sveglia, Mirra, Sveglia ancora, pallone tenuto dai piedi, lancio lungo verso Argentato, Argentato controlla il pallone e va in solitaria, salta due, il terzo Danitra commette fallo ed è una punizione dal limite molto centrale che può essere battuta sia da un destro che da un sinistro, vediamo l'arbitro non ammonisce e va a adesso a distanziare i giocatori per posizionare al meglio la barriera, prende la distanza, si posiziona la barriera, si aspetta che fischi per questa punizione o con ogni probabilità verrà battuta da Guadagno, battuto il calcio di punizione direttamente in porta con la deviazione della barriera che sembrava aver spiazzato Eddie ma il palo lo favorisce e quindi rimessa di Argentato battuta velocemente Suola centralmente, Argentato prova ad imbucare di nuovo per testa ma la palla resta in favore della squadra della vetrina gialla che adesso qui un intervento che però non viene giudicato irregolare da parte dell'arbitro e quindi si continuerà con Eddie che dà a Danitra, Danitra sulla fascia per Mirra, Mirra centralmente, provava il tacco per Danitra che non riesce, adesso è Danitra ad impostare dall'altra parte per Maglia che sbaglia il controllo, un rimpallo lo favorisce, si lotta lì dall'altra parte del campo e inizia a fare però con una
rimessa in difesa, viene battuta velocemente, quindi è argentato contro due giocatori, salta il primo, salta forse anche il secondo, palla che con una magia sta per finire in rete, lo spazio di tiro era pochissimo ma ha provato lo stesso alla conclusione, pallone che sfiora il palo. Adesso Eddie che fa ripartire l'azione con Mirra, il pallone Mirra può scaricare verso Maglia, invece no, provazione personale, tiene ancora il pallone sinistro, forse in disperazione che si infrange direttamente sul fondo. Adesso Sveglia riesce a tenere il pallone tra i piedi in difesa, forse ci sarà l'ennesimo lancio lungo della partita, invece no, va vicino a testa lungo linea per Argentato, in realtà è anche abbastanza vicino, va centralmente a Sveglia che addirittura esce verso, quasi verso il centrocampo, da lunghissima Mirra che controlla. Bellissimo il tiro di Marra che però non riesce a trovare il adesso che si riparte con il messo dal fondo. Sì, di là. Il messo dal fondo battuta adesso verso Maglia. Conduce il pallone, Maglia prova, niente da fare, un tiro di guadagno dalla lunghissima istanza, chiedeva il fallo Maglia ma l'arbitro non l'ha concesso, adesso Mirra che tiene il pallone lo scarica sulla sinistra per Danitra, pallone che non riesce ad essere portato in avanti, quindi si ricomincerà con una rimessa al fondo di Sveglia. Tiene palla, la cede adesso a testa e attende. Sveglia lancia ancora lungo per Marra, buona la difesa del pallone. Terminato un fallo, non fischiato all'arbitro, adesso è Mirra a condurre palla, Mirra la porta al centrocampo, si allarga verso Riccardi, centralmente, non un assist ma una conclusione direttamente in porta che però non sortisce alcun effetto. Il giocatore che resta a terra in questo momento è Marra, si attende che Sveglia riprenda il pallone e possa ricominciare, quindi si rialza, guadagno centralmente per Argentato. Argentato tiene palla centralmente, trova il dribbling, un troppo e allora Ricciardi a ripartire. Adesso Maglia tiene palla, destro sinistro, salta guadagno, Marra centralmente, niente da fare con Sveglia che esce ultimamente e tiene il pallone, fischia adesso la fine della partita Lazio con la maglia, con la squadra di Petrina Gialla che vince la partita.